like move to the left, move to the right. Ah, now move a little back and do it thing right. Now bounce for me, bounce for me. Don't move me, but bounce for me, bounce for me. I said move to the left, move to the right. Ah, now shake a little bit and move it all tight. Now bounce for me, bounce for me. Don't move me, but bounce for me, bounce. We can do it all weekend. Ben ritrovati con quello che è il 16° appuntamento della seconda stagione di Bergamo a Canestro. Quello che abbiamo lasciato alle nostre spalle è stato un weekend sostanzialmente positivo per le squadre bergamasche. Ci riferiamo in particolare a quelle che partecipano ai campionati nazionali. Due vittorie e una sconfitta, con i successi della Falsicura del Valsalbino in casa con Marghera, della Remer in casa contro Capo d'Orlando e la sconfitta all'overtime, purtroppo nel big match esterno con la Virtus Roma della BB14. Di questo e tanto altro parleremo nel prossimo della trasmissione. Innanzitutto saluto e ringrazio il nostro ospite odierno. Grazie, che a voi. È Celista Fly, ala della Remer Treviglio. Come altre volte in precedenza, cerchiamo di dare uno sguardo anche a quello che è un po' quello che succede alla pallacanestro fuori dai confini provinciali. Andiamo in regione. In precedenza l'avevamo già sentito in altre due occasioni e avevamo chiesto di sentirci periodicamente per fare un po' il report della situazione. Sto parlando di Alberto Bellondi, presidente regionale della FIP. Alberto, mi senti? Sì, buongiorno, buongiorno a te Germano e a tutti i telespettatori, un buongiorno e una buona pallacanestro da parte mia, grazie. Allora Alberto, abbiamo detto, ci eravamo sentiti ai primi di dicembre, abbiamo detto che facciamo questo un po', questo report, chiamiamolo quasi bimestrale, o diciamo non è fisso, ma cerchiamo un po' di vedere un po' cosa succede. Che c'è di nuovo in pentola? Cosa sta succedendo? Ma innanzitutto mi fa solo piacere avere questo appuntamento mensile con voi, perché parlare di pallacanestro e della nostra pallacanestro è sempre un grosso piacere. Devo dire che a distanza di un mesetto le compagini lombarde si sono comportate tutto sommato bene un po' dappertutto, per cui diciamo che il bilancio mensile è abbastanza positivo. Però al di là dei risultati, al di là di fare il tifoso, di fare quello di parte, soprattutto con le mie selezioni poi, ed è andata bene anche nei vari tornei che abbiamo partecipato in giro, io direi che sono più proiettato, tu Germano mi conosci, su tutto quello che poi sono i progetti. Ormai entriamo nella stagione calda e soprattutto siamo in preparativi per quanto riguarda i nostri appuntamenti che sono le finali, sono i vari tornei che abbiamo in ballo e poi siamo chiamati anche a livello nazionale, saremmo chiamati a essere organizzatori in futuro di dei vari campionati e dei vari rappresentative grosse, ecco, chiamiamole così. Cos'è la cosa più vicina a questo punto? Le cose più vicine sono dei vari concentramenti che andremo a organizzare per Roma, e invece gli appuntamenti nostri sono tutta la parte nostra di playoff, di fase a tabelloni giovanili, fino ad arrivare poi alle finali regionali di giugno, che indicativamente avremo la settimana dal 2 al 10, ecco, indicativamente è quella settimana lì, poi proprio tra un 15-20 giorni usciremo con le date ufficiali e il posto ufficiale dove effettueremo. Saremo magari un po' più precisi con gli appuntamenti. Poi ricordiamo, poi ci sarà come al solito il Bulgheroni per le selezioni regionali, anche per le provinciali, quindi un po' di cose ci sono già sul tappeto, come si suol dire, no? Esatto. Come al solito dobbiamo fare il bilancio della situazione, ma il bilancio nostro non deve mai essere relativo ai risultati quanto all'andamento delle cose. Mi sembra che questa stagione, possiamo dirla con abbastanza ragione, sia una stagione abbastanza tranquilla. Sì, per tranquilla si intende una normalità di gioco, di risultati che fa sempre piacere, ma soprattutto senza grossi incidenti di percorso, che sia la cosa migliore. La qualità della pallacanestro, il nostro malgrado, non sta dando alcuni frutti, anche se non abbiamo questi innalzamenti dove dovremmo invece puntare e fare, ma questo, Germano lo sai meglio di me, stiamo cercando di lavorare in tutti i sensi e sono risultati che avremo a lungo termine ovviamente, sia sul piano, io poi da presidente regionale la metto sotto ogni profilo, cioè sia il profilo arbitrale che sotto il profilo di allenatori, sia sotto il profilo del mini basket, in tutti i rami a 360 gradi, per cui dobbiamo puntare a migliorarci in tutti i settori. Ecco. Ecco, tu sai che io sono abbastanza focalizzato su alcuni argomenti,
So che nel prossimo consiglio regionale verranno discussi. Sicuramente dobbiamo aggiornare un po' le cose, dobbiamo cercare di capire come stanno andando le cose, soprattutto per quanto riguarda il numero dei ragazzi. Se vogliamo continuare a mantenere certi numeri, dobbiamo aggiornare anche noi rispetto alle esigenze delle società, sei d'accordo? Certo, noi in questi anni il nostro progetto è stato quello di cercare di dare un equilibrio maggiore in tutti i campionati. Cioè, l'equilibrio cosa intendiamo? Intendiamo che una partecipazione di una squadra a un campionato deve fare in modo che sia un campionato competitivo dalla prima all'ultima giornata, che sia un campionato che ti permette, proprio perché diventa un campionato competitivo, di migliorare su tutti gli aspetti. Non quei campionati dove tu partecipi e fai 20 partite dove le vinci tutte in 60. Ecco, invece noi stiamo cercando di fare in modo che in tutte le categorie, in base alle formule, in base ai gironi, a quelle piccole cose, dove sia sempre una maggior costanza. E per cui quello di dare competitività nelle formule migliori, poi è logico, e tu lo sai meglio di me, perché essendo tutti sul territorio, non si accontenta mai nessuno, perché c'è quello che le vuole vincere tutte, che sarà contrario a delle discriminanti che vuoi andare a mettere su determinate situazioni. Dobbiamo cercare e pensare per il bene di tutti. Ecco, spero che sarai d'accordo con me quando affermo che come federazione non dobbiamo guardare al particolare, ma dobbiamo guardare al generale. So Sì, anch'io che certe situazioni dobbiamo non possono guardare. essere, sicuramente magari sono penalizzanti, ma non penalizzanti fino a un certo punto, ma perché No, non sono possiamo d'accordo con pretendere te. che qualcosa vada a discapito dell'altra. Bisogna sempre cercare di guardare in un ambito un pochino più È generale, un vero, po' meno al è vero, particolare. dobbiamo guardare sul generale, però allo stesso tempo il termine stesso lo dice, non dobbiamo adeguarci alla generalità. Dobbiamo guardare in generale, però stare attenti al particolare, cercare di migliorare sempre e portarlo sempre a un livello vantaggioso, quello sì. Dobbiamo avere questa doppia capacità di guardare su una dinamica generale, ma che però diventi sempre più costante e sempre più in crescita, quello sì. Ecco, tanto per dire, secondo me è stato per quello che sono i miei riscontri, ma volevo sentire anche da te, ad esempio l'inserimento dei gironi top invece degli elite, con la discriminante del fatto che chi vi entra poi non è dentro nei top tutta la stagione, ma deve poi meritarsi, prosegue nella stagione a un certo livello, a mio parere ha dato buoni riscontri. Assolutamente sì, in questo campo abbiamo ritenuto più opportuno proprio per la nostra regione adottare questa politica, questa problematica, questa politica. Nello stesso tempo noi però dobbiamo confrontarci e stare in determinate regole anche a livello nazionale, per cui dobbiamo avere la capacità di portare a casa e di approfittare di queste formule per quanto ci riguarda, portare il vantaggio possibile alla nostra regione, però allo stesso tempo non possiamo neanche essere un caso particolare o qualcosa fuori dalle righe o fuori dal mondo. Dobbiamo comunque rimanere nell'ambito di una pallacanestro italiana per poter andare a confrontarci con le altre regioni nell'ambito nazionale, ovviamente. Bene, vuoi dirci a questo punto? Penso che l'appuntamento primo, penso che sia quello della nazionale a Varese, giusto? Sì, che tra l'altro ci vede impegnati in prima persona, perché noi come comitato siamo insieme all'advisor della federazione una parte importante tra virgolette, nell'organizzazione, stiamo dando una mano ai nostri tesserati per poter raggiungere i biglietti con un minimo sconto. Infatti anzi siamo già all'esaurimento di questo purtroppo, perché ovviamente si può pensare che Varese, il bacino di Varese con i pochi biglietti a disposizione sono stati venduti a lampo proprio. Grande entusiasmo, tutti attaccati a questa squadra, a questa partita che sarà determinante per arrivare ai mondiali, ce lo auguriamo. E speriamo incrociando le dita che vada tutto bene, ecco, quello sì. Bene Alberto, chiudiamo questo punto, possiamo chiamarlo un po' il nostro punto della situazione mensile. Ci aggiorniamo alla Assolutamente. situazione, penso a questo punto prendiamo già appuntamento adesso per il dopo nazionale. Grazie, io ringrazio te, ringrazio tutti, ringrazio l'ospite in studio, un grosso in bocca al lupo per il proseguo di stagione. E buona Grazie pallacanestro a tutti. mille. A presto Alberto. Ciao, grazie. Grazie. Torniamo in studio e andiamo a fare quella che invece era non più la canestro tra virgolette politica, ma andiamo alla palestra canestro giocata. Celis, una vittoria che è stata meno facile del previsto alla fine.
La partita si era messa in una certa maniera, poi Capodorlando ha messo sul piatto una bella aggressività, e mettiamola sotto questa forma, e alla fine vi ha fatto sputare le classiche. Sì, ma una partita sicuramente che l'ha preparata bene da parte nostra durante la settimana. Era solo una partita che alla fine loro sono riusciti a rientrare un po' per i nostri errori, magari un po' la stanchezza anche, un po', cioè la loro zona ci ha messo in difficoltà alla fine. Qualcosina sicuramente vi ha messo qualche più di qualche granello negli ingranaggi, mi Sì, sa, negli ingranaggi della Remer. comunque il loro giocatore Trish e Parks, che sono i due americani credo più importanti di questo campionato, sono riusciti a entrare in striscia e lì ci hanno creato qualche problema in più. Ma comunque siamo stati bravi anche quando hanno recuperato e tutto di rimanere sempre lì alla partita. Alla fine è importante che siamo riusciti a portare a casa 2 punti. Scusate, adesso la situazione direi che sia abbastanza stabilizzata anche dal punto di vista dell'organico. La dirigenza Remi ha operato le sue scelte e, se mi consenti di dirlo, scelte che combaciano col fatto di dare fiducia a Celista Fly. Si è rinunciato a Frassinetti, hanno dato fiducia a Fly perché è lo stesso ruolo. Sì. È una bella dimostrazione, credo, no, per te? Sì, sicuramente. Allora, la società ha confermato Nikolic, che è una conferma molto importante per questo campionato. Poi ha deciso di far andare via Frassinetti, che comunque era un bravo giocatore e soprattutto anche una brava persona, anche per il gruppo. Adesso credo che anche per me avrò un po' più di Maggiore spazio. spazio, sicuramente. Spero di, cioè, cercherò di farmi trovare pronto per quello che dovrò fare. Sei soddisfatto di come sono andate fino adesso le cose? O ti aspettavi qualcosa di più? Nel mio Del punto di tuo vista o di punto di squadra? vista. Nel mio punto di vista, sinceramente, cioè, aspettavo di più, magari di poter dare di più nel campo, sicuramente, ma comunque sono contento e ringrazio tutti, anche la società. Sono contento alla fine dei conti. L'altra volta ci eravamo lasciati con la promessa che avresti messo un pochino più di cattiveria agonistica, ti ricordi? Che è quello un po' che ti era mancato nella prima parte della stagione che avevamo analizzato. Sei riuscito a fare questo piccolo salto? Ma cerco di mettere sempre un po' più di aggressività, un po' più di agonia magari. Dirti la verità, cioè, siccome non ho giocato molto, ho giocato poco, quindi in quello Non è poco nemmeno che. facile, dici. E Sì, non era nemmeno così facile per metterle. mettersi subito Sì. in mostra, riuscire a mettere dentro quella che è un po' può essere un po' la chiave di maturazione tua. Sì, sicuramente. Sicuramente anche questo è una chiave di maturazione, cioè anche tra Maggiore prendere. sicurezza, Sì, maggiore sì, sì. sicurezza nei tuoi mezzi, nelle scelte che fai sul campo. Sì, sicuramente. Nel prendere più fiducia, nel prendere scelte migliori, sicuramente anche essere più agonista. Da quando sei arrivato a Treviglio, in cosa pensi di essere migliorato? Allora, da quando sono arrivato a Treviglio penso che sono migliorato in molti aspetti di gioco, di scelte e sto imparando ancora sempre di più. Magari devo imparare anche un po' a giocare con meno palleggi, più scelte precise e veloci. Vediamo adesso quello che sarà l'appuntamento del prossimo fine settimana. Sarà un secondo appuntamento tra le mura amiche del Palafacchetti per la Remer. Affrontate, se non ricordo male, Scafati, giusto? Sì, Scafati. Sì, Una squadra che è cambiata rispetto all'andata. Cambiato allora. allenatore. Sì, è cambiato allenatore, poi si è fatto male Tomasini e hanno Esatto. preso Passera. Esatto.
ha cambiato un po' assetto, ha cambiato il modo di giocare, da Calvani a Lardo hanno cambiato un po' il loro modo di giocare. Ci sono due stranieri abbastanza importanti, come Goodwin, che è un centro di notevole stazza e fisicità, e Thomas invece, che è un esterno abbastanza, come si può dire, creativo, se mi permettete il termine. Allora la nostra partita là, Thomas ha segnato credo tutto da fuori, tutto in uno contro uno. Questa partita che giochiamo in casa sicuramente dobbiamo essere molto più aggressivi di loro. Per loro è anche molto importante perché cioè, sono vicino a zona play-out, anche loro. Sono lì sul margine, come si dice, sul confine, come Sì, si sono dice. sul confine, sicuramente non verranno a Treviglio per fare una partita, diciamo, poco aggressiva. Sicuramente saranno molto aggressivi anche loro, ma noi giochiamo in casa e sicuramente vogliamo migliorare anche noi la nostra classifica. Bene, chiudiamo così la prima parte della nostra trasmissione, diamo così la linea alla regia per la prima pausa pubblicitaria. Torniamo in studio per la seconda parte della trasmissione e andiamo ad analizzare quello che è stato il big match della seconda giornata di ritorno della A2 maschile nazionale Girone Ovest con la Virtus Roma che ospitava al Pala Lottomatica la Bergamo Basket 2014. È arrivata la quinta sconfitta stagionale dopo overtime della formazione giallonera cittadina. Parlando ieri con coach Dell'Agnello diceva che c'era un enorme dispiacere per aver perso la possibilità di vincerla, soprattutto nelle battute finali della gara, ma di questo e di altro vogliamo parlare con il capitano della formazione bergamasca, Luigi Sergio. Luigi, mi senti? Sì, vi sento, buongiorno a Ciao. tutti. Salute studio a tutti. Allora, sei anche tu dell'idea di Sandro, un po' di dispiacere soprattutto per gli ultimi possessi dei regolamentari. Sì, sicuramente volevamo andare a Roma, provare a fare la nostra partita e comunque penso che ci siamo andati molto vicini, quindi poi insomma averla persa dopo supplementare sicuramente sono stati piccoli episodi a deciderla, purtroppo non a nostro favore. Ma io vorrei mettere tre temi, vorrei mettere come primo i falli di Roderick, che dopo 8 minuti aveva 3 falli, ah, era stato fuori tutto il secondo quarto, è entrato dopo 1 minuto e mezzo del terzo quarto, gli hanno fischiato subito il quarto, è riuscito comunque a entrare in partita e a fare delle cose importanti come un giocatore della sua qualità sa fare. Purtroppo è uscito per falli dopo 1 minuto e qualcosa del supplementare e lì la sua uscita, dobbiamo riconoscerlo, si è fatta sentire. Da un altro punto di vista possiamo anche dire che sull'altro fronte anche Roma ha avuto problemi di falli con Moore, che ha tolto un letale gioco da 4 punti, che se ti ricordi non ha fatto tantissimo altro, però in quel momento quei 4 punti lì erano stati veramente pesanti. E poi vorrei ricordare altri due episodi, vediamo se sei d'accordo con me. Il canestro in step back di Santi Angeli, che dal più uno Bergamo sono andati avanti loro di due sul 70-68. Lì sembrava che la difesa avesse ormai preso il sopravvento, invece Santi Angeli ha tirato fuori un po' questo jolly. E dall'altro punto di vista, invece, secondo me, molto molto positiva la difesa su Sims per oltre 30 minuti. Ti ritrovi un po'? Sì, ci ritrovo completamente, penso che soprattutto l'episodio che tu hai citato di Sant'Angeli va a motivare ancora di più le parole del coach con cui sono molto d'accordo, nel senso che comunque tu hai fatto comunque la tua partita, è stata decisa da degli episodi dove, insomma, secondo me lì per 24 secondi avevi difeso benissimo, alla fine loro hanno pescato un jolly, poi c'è anche un altro episodio, non ricordo, forse se non sbaglio, il canestro di Baldasso poco dopo, Ah sì. una palla che era mezzo uscita, poi dopo che è entrato in campo,
diciamo, hanno trovato un paio di canestri dove comunque, insomma, un po' di bravura, sicuramente bravura, un po' di fortuna, diciamo, ha aiutato loro e danneggiato noi. Quindi questi episodi qua ti danno tanto dispiacere perché significa che comunque la partita è stata giocata, è stata giocata ad armi pari e purtroppo per queste piccole cose, insomma, si è tornato a casa con un risultato, diciamo, negativo. E poi sicuramente aver avuto un Roderick limitato da problemi di falli è stato sicuramente un problema, diciamo, nel senso che comunque un giocatore di riferimento per noi è un giocatore con maggior qualità, quindi comunque esserne privati per, diciamo, almeno 10 minuti rispetto al solito sicuramente incide. Ecco, Quindi è volevo stato così. chiederti, perché dal campo poi si ha una, come si può dire, un riscontro diverso da quello che possiamo vedere noi da video. Sinceramente, la mia impressione è che il metro arbitrale non sia stato, non è stato pessimo, perché è stato coerente dalle due parti, però si è fatto un po' fatica a capire, è andato un po' a onde, come si dice. Sbaglio? Ho avuto un'impressione sbagliata. Guarda, lì per lì comunque qualcosina che ti sembra non proprio giustissimo capita, però sinceramente penso sia relativo, diciamo, come argomento per andare ad analizzare la partita. Sì, assolutamente Sicuramente collaterale in questo caso, non. sì, non, cioè, non ci sono state cose eclatantissime, secondo me, su cui tu ti puoi appellare, diciamo. Hanno Hanno lasciato giocare provato di ad fisico, aiutare quello sì. con qualcosa. Soprattutto in area mi sembra che si sia potuto giocare di fisico, no? Tu che c'eri là in mezzo. Sì, su quello non lo so, soprattutto sulle situazioni di post basso, diciamo, forse c'è stato un po' di, non lo so, non c'è stato proprio Non ho un lasciato tiro fare, venditore diciamo, dai. unico in tutti i fischi, ecco, quindi forse quella è una cosa, anche perché su tante situazioni sembrava che comunque. Ovviamente l'attaccante prova a guadagnarsi quanto più vantaggio possibile usando il fisico, quindi poi, cioè, non si capisce a volte come se uno a volte premiasse l'attacco, a volte la difesa, comunque, cioè, i falli di Terence erano tutti in quella situazione lì più o meno, Sì. dove comunque volendo ci sono stati anche tanti mezzi falli in attacco, diciamo, però sono cose comunque che capitano un po' in tutte le partite. Sentendo anche altri del vostro entourage, mi si diceva che forse per la prima volta in questa stagione, nel secondo tempo, il pubblico di Roma si è fatto sentire, si sentiva un po' il fattore campo. Nel senso per Roma. Ah, Sì, per Roma intendo. vabbè, sì, sicuramente comunque c'era un po' di gente al palazzetto e Parlano alla di circa fine 3.000 persone. In effetti gli anelli sotto sembravano abbastanza pieni, vedendoli in. sì, no, c'era un po' di gente e alla fine, sai, su la partita era comunque abbastanza accesa e Era poi ci stata anche sta che abbastanza qua. caricata, da quello che ho capito, Sì, l'ambiente intorno era dall'entourage stato romano. caricato. Gli aveva messo importanza, ecco, non era una partita Sì, qualsiasi. diciamo, soprattutto dal lato loro, perché comunque, ecco, già dall'accoglienza siamo stati fischiati abbastanza prima proprio che, insomma, si iniziasse a giocare, che vuol dire che comunque loro aspettavano tanto questa partita e comunque la sentivano tanto. Quindi questo ha fatto sì poi che probabilmente chi era lì a vedere la partita, cioè, fosse più partecipe. 5 sconfitte, 2 supplementare, le altre 3 possiamo dire tranquillamente maturate negli ultimi 60, massimo 90 secondi. Cosa Sì, vogliono dire? ma io dico, penso che facciamo una cosa stupenda, che è quella di non mollare mai. Siamo comunque sempre aggrappati a qualsiasi possibilità per essere competitivi, per giocarci la partita. Penso sia la nostra sia una squadra composta da un gruppo di persone, giocatori che comunque
abbiano tanta voglia di competere, di darsi da fare, e questo fortunatamente ci sta ripagando con degli ottimi risultati. Domenica, Ti dico questo. Legnano, anzi scusami, Castellanza, ma con Legnano. Una partita che magari guardando la classifica sembrerebbe più facile, secondo me non lo è affatto. No, assolutamente no. Il fatto che guardando la classifica si vede solo tanto equilibrio. Sì, Legnano è un pochettino dietro, però adesso ha aggiunto Thomas, che comunque mi sembra che abbia avuto già un impatto importante. Quindi sicuramente, come ha fatto anche Castiglione, d'altronde proveranno ad avere una reazione quanto prima è possibile per allontanarsi dall'ultima posizione, quindi non sarà una partita facile per nulla, perché comunque insomma loro hanno la posta in palio è alta per entrambi alla fine, però loro sicuramente daranno tutto e dobbiamo stare attenti. Ecco, una chiave, secondo me interessante della partita di domenica a Roma è stata la differenza di tiri. Forse per la prima volta in stagione avete tirato molto di più da 3 che da 2. Merito forse anche della difesa di Roma, no? Ma sì, comunque loro tendevano a collassare molto l'aria. Poi ti dico, cioè comunque il nostro miglior giocatore di uno contro uno è mancato per buona parte, cioè per una parte importante Per della tanti partita, minuti, diciamo. per tanti minuti, e comunque è stato sostituito da, non so, un giocatore che ha caratteristiche molto diverse, nel senso. Io, Casella o comunque giocatori molto più perimetrali che hanno, insomma, preferiscono molto di più il tiro da 3 punti rispetto all'attaccare uno contro uno. Quindi penso che anche questo possa aver influenzato questa statistica. Ricordiamo l'appuntamento, quindi domenica a Castellanza contro Legnano e poi giovedì prossimo il derby di ritorno con Treviglio, e speriamo che sia un appuntamento che verrà onorato dal miglior pubblico possibile. Sicuramente, ci vediamo prima a Legnano e poi ritorneremo a giocare un po' in casa e niente, aspettiamo i nostri tifosi numerosi. Grazie Grazie Luigi, in bocca al lupo, ci risentiamo alla e buon prossima. proseguimento. Torniamo in studio e dopo la piccola parentesi che vogliamo dedicare alla fascicolo del Weiss Albino, che grazie all'esordio anche finalmente della bosniaco-tedesca Bercianinovic, autrice di 29 punti, è riuscita a vincere la gara della prima di ritorno contro Marghera, incamerando così la quinta vittoria nelle ultime 7 gare disputate. Quindi dopo il brutto avvio, le ragazze di Coach Astibia si stanno ritrovando finalmente. Andiamo al campionato di C-Gold, che questa settimana giocherà il turno infrasettimanale. Con noi abbiamo in collegamento telefonico Luca Belotti, che è il general manager dell'XXL Blu Arabica Bergamo. Luca, mi senti? Perfetto. Forte e chiaro, Germano. Buona giornata a tutti. Ciao Luca. Allora, siamo ancora a zero. Domani sera arriva Gardone, poi domenica Sustinente. Devo Vai avanti dirti? tu. Vado avanti io. Penso, l'ultima volta che ci siamo sentiti non è cambiato tantissimo. Dobbiamo ancora vincere. Siamo 0-19, ho letto tra l'altro su un giornale locale che le ragazze di Dalmine hanno vinto dopo 107 sconfitte, quindi abbiamo ancora tempo per Diciamo che arrivare però alla quella lì prima. c'era un errore di fondo in quella c'era lì, perché una partita era stata vinta pure a tavolino, ma era stata vinta, quindi Ah, non è ok, proprio vabbè, no, così noi corretta, visto che le ci informazioni di piacerebbe solito vincere. dovrebbero essere un pochino più accurate, un pochino meno Sì, beh, immagino. estemporanee, anche se magari Certo. piace molto dire che dopo 107 volte si è vinto. Immagino e capisco. No, beh, al di là delle battute, direi che noi stiamo migliorando, anche se i Sì, ecco, rispetto, risultati. possiamo, scusami se ti interrompo, mi Prego. sembra giusto anche sottolineare il fatto che quando fino a quando ci eravamo sentiti circa un mesetto e mezzo fa, un mese fa, c'erano state anche delle partite, non dico perse con cataclismi clamorosi, però anche con parziali importanti. Certo. Nell'ultimo mese, le partite sono state sempre giocate fino alla fine.
Esatto. Questo Diciamo penso che sia la che cosa più da sì, sottolineare. quella che purtroppo non fa ancora morale, più che per me, che sono, come ben sai, navigato per i ragazzi che, essendo giovani, ogni volta li vedo lavorare in settimana 4 volte e poi dopo perdere le partite. E ultimamente, come giustamente hai detto tu, le perdiamo solo e esclusivamente per un fattore di esperienza, che, come ho scritto sul sito, non la si può insegnare, ma la si può solo imparare con il tempo, insomma. Questo è un po' il Diciamo, dato di è fondo. ancora peggio del famoso amalgama che voleva comprare quel presidente. Sì, esatto, sì, bravissimo. Sì, ricordo benissimo la Famosa amalgama lotta. che voleva comprare quel Esatto. presidente. No, diciamo che si aggiunge purtroppo anche il fatto che, constatavo con lo staff tecnico, da inizio anno non siamo mai stati a pieno organico. Oggi tra l'altro è stato operato Giorgio Viero, quindi alla spalla, e quindi lo rivedremo penso a settembre. Domenica, sabato sera ad Iseo è rientrato Moretti facendo una prestazione che tutti ci aspettavamo, ma avevamo Perego fermo seduto in panchina. Quindi, sai, riuscire a giocare con tutti i 10 effettivi, cioè con la squadra che io e Fabrizio Longano avevamo in testa, probabilmente sarà un po' diverso. Magari già da questa settimana, ma soprattutto in preparazione della seconda fase. Dove veramente bisognerà a quel punto mettercela tutta e essere a posto. Sì, sicuramente saremo a posto e soprattutto andremo a incontrare formazioni, che comunque sono nella parte bassa della classifica. Quindi, sai, vincere a Piadena, come dicevo la volta scorsa, farebbe morale, ma non farebbe punti. In questa fase, nella seconda fase, incontriamo squadre che comunque lottano anche loro per non retrocedere, quindi molto più alla portata nostra. È comunque un anno difficile. Ma era un po' anche previsto per la scelta che era stata fatta, quella di fare Sì. una squadra, diciamo che non è under, ma è sostanzialmente under. Ecco. Mi consenti questo tipo di No, no, ma definizione? assolutamente, assolutamente, perché comunque gli under sono tutti al primo campionato non giovanile e questo è un dato di fatto. E i senior sono comunque senior che, a parte Bonacina che è dell'88, gli altri sono al primo campionato da veri protagonisti. Cito Eugenio Boccafurni che sta diventando un leader di questa squadra, ma che fino a settembre non lo era. Non solo nella nostra, ma in tutto il campionato. Quindi stiamo facendo crescere anche quelli che non sono gli under. E quindi adesso si tratta soltanto di vedere anche qualche riscontro dal punto di vista dei punti in classifica. Sì, quello sicuramente, ma come ti ripeto, io sono, cioè quando abbiamo fatto questa squadra in società sapevamo che sarebbe stata difficile, anche i ragazzi lo sapevano, ne sono consci, però capisci che a 20 anni ogni tanto vincere potrebbe essere anche un bel punto di partenza. Un'iniezione di fiducia, come si dice ogni tanto. Assolutamente, assolutamente. Ti assicuro che io li ho visti lavorare anche ieri sera dopo l'ennesima partita, come hai detto tu prima, giocata fino alla fine ma persa per due ingenuità. Ti assicuro che li vedi che lavorano forte perché è così, insomma, perché vogliono crescere tutti. Bene, allora ricordiamo i due appuntamenti, domani sera alle 21 all'Italcementi contro Esatto. Gardone e poi domenica pomeriggio alle 18 sempre all'Italcementi contro Sustinente. Sostenente, corretto. Grazie Luca, a E presto. grazie a te, ciao, buona giornata a tutti. Chiudiamo così la seconda parte della nostra trasmissione chiedendo cortesemente alla regia se ci mette in onda la nostra rubrica Top e Flop. Questa settimana non possiamo non mettere Melisa Bercianinovic, la nuova straniera, ricordiamo, classe 99, bosniaca, nata a Göttingen in Germania, un impatto devastante, possiamo dirlo, 29 punti, 15 rimbalzi nella vittoria della fascicola del Weissal Bobino in casa con Marghera. Poi l'esordio non vincente, ma sicuramente importante di Alberto Moretti, lo aspettavamo dall'inizio dell'anno con la blu arobica e abbiamo visto che è riuscito, ha fatto vedere quanto era importante la sua presenza nel gruppo grigio-arancio di coach Longano. E poi mettiamo un giovane, mettiamo Roberto Picen del centro basket Alto Sebino Costa Volpino, la squadra completamente under, wild card in Serie D, ha vinto la sua seconda partita e Picen ha fatto sicuramente il suo.
Tra i flop dobbiamo mettere questa settimana ancora Silva della Persico Stampi, polvere bagnate per lui, poi mettiamo Villa dell'Evoluto Romano, purtroppo anche per lui polveri bagnate in una vittoria per fortuna, e dall'altra parte mettiamo Mandelli, che è la guardia play della Lingerie Basket 86 Caravaggio, che è stata sconfitta, ma purtroppo ha sparato. Tutti e questi tre hanno sparato a salve, con percentuali largamente al di sotto del 25%, e quindi per questo li dobbiamo mettere nei flop. Chiudiamo così la seconda parte della nostra trasmissione, diamo la linea alla regia per la seconda e ultima pausa pubblicitaria. Terza e ultima parte, andiamo a vedere la serie D maschile regionale. L'abbiamo già detto nella parte finale del secondo blocco, quando parlavamo di top e flop. Nei top abbiamo messo Roberto Picen, il giovane centro del centro basket Alto Sebino, Costa Volpino, alla seconda vittoria 8-1-7-8 dopo overtime nel derby casalingo con il gruppo basket Colonial Serio. E proprio di questa formazione abbiamo in collegamento telefonico l'allenatore Luca Polesinanti. Luca, mi senti? Ciao Germano, ciao, ciao. Allora, lo sapeva, era un po' che la sentivamo anche dagli avversari, che vi riconoscevano una crescita importante dall'inizio dell'anno adesso. E poi sono arrivate queste due vittorie, la prima con Sondrio, la seconda con Colonia al Serio, in mezzo una partita giocata fino alla fine e condotta per parecchi minuti a Vercurago. La squadra comincia a far vedere anche qualcosa dal punto di vista dei risultati e del riscontro in campo. Sì, devo dire, ci eravamo sentiti prima delle vacanze di Natale e abbiamo parlato un po' dei problemi. Diciamo che dopo 11 partite in cui abbiamo raccolto poco, onestamente, rispetto a quello che abbiamo prodotto in campo, nelle ultime 3 partite abbiamo un po' invertito la tendenza, soprattutto nelle 2 partite in casa. Devo dire che abbiamo avuto un incrocio, tra virgolette, sfavorevole, nel senso che alla ripresa abbiamo incontrato Vercurago, che è una squadra come noi giovane, che sicuramente si è preparata al meglio durante le vacanze di Natale, e quindi abbiamo dato vita a una bella partita che a 1 minuto dalla fine era sulla perfetta parità. Poi sono stati bravi loro a portarla a casa, ma per noi, ripeto, come ci siamo detti già l'ultima volta, l'importante è proseguire nella crescita dei ragazzi, nella presa di coscienza che facciamo parte di questo campionato e quindi ci possiamo stare. E poi è chiaro che nel momento in cui arrivano anche 2 vittorie, soprattutto per i ragazzi che quotidianamente si allenano, è un'iniezione di entusiasmo difficilmente sostituibile, ecco. Quindi sicuramente, ecco, anche la vittoria di domenica dopo un overtime, una partita assolutamente super equilibrata, perché anche i parziali lo dimostrano, è stata un giusto premio per il lavoro dei ragazzi che anche la settimana scorsa si sono allenati bene. Consentimi una domanda che mi viene un po', mi è stata fatta da tante altre parti e volevo girarla a te, che invece sei direttamente coinvolto. Come wild card under, voi non avete il problema della retrocessione, ma non per questo, secondo te, l'obiettivo di lasciare indietro qualcuno c'è nei ragazzi, in voi, nella società, rimane forte o è secondario? Ma allora, credo che un po' come quando si fa la tombola con i parenti a Natale e si dice giochiamo per divertirci, poi a nessuno fa piacere perdere. Quindi onestamente, adesso a parte le battute, noi ci siamo iscritti a questo campionato grazie alla Wild Card, ma noi giochiamo questo campionato per ottenere la crescita dei ragazzi, ma anche sul campo il risultato sportivo migliore possibile. Quindi sicuramente l'occhio alla classifica è diverso rispetto ad altre formazioni che sono partite con altri obiettivi. La società in primis ha dato a me e ai ragazzi passami il termine, mandato di
di un certo tipo, quindi noi quando eravamo 0-11 la società non è che ci ha detto adesso compriamo questo, compriamo quest'altro, oppure, cioè, noi abbiamo, ripeto, un obiettivo generale che è quello di far migliorare i ragazzi, e questo spero, e poi da quello che mi dici tu e soprattutto come tu anche gli avversari si sta vedendo sul campo, ma ribadisco, facciamo parte a pieno di questo campionato, quindi sicuramente è un nostro obiettivo terminarlo al meglio possibile, con più punti in classifica, e poi vediamo alla fine dove saremo arrivati, ma sicuramente, ripeto, è un campionato, cioè non lo viviamo da assolutamente privilegiati, per cui sì, tanto poi domenica perdiamo, ma poi comunque l'anno prossimo siamo ancora, ecco, qua. Consentimi, consentimi un doppio aggettivo, privilegiati ed appagati. Sì, esatto, che sono le due cose peggiori. Sono le due cose peggiori, esatto. Sono le due cose peggiori che possiamo avere. E, no, io credo, ripeto, che non assolutamente da parte nostra non ci sia, sicuramente per quello che riguarda il primo aggettivo, assolutamente no, nel senso che, come ho detto, ci è stata data la possibilità di fare questo campionato e lo abbiamo affrontato, penso, nella miglior maniera possibile per quelle che sono le nostre possibilità. Parlo ovviamente dei ragazzi, parlo del sottoscritto e parlo della società. E per quello che riguarda l'appagamento, ecco, penso che sia l'ultimo, spero sia l'ultimo dei problemi dei miei ragazzi, perché io li vedo, ribadisco, quotidianamente in palestra, e io ho, a proposito di privilegiati, ho il privilegio, il grande vantaggio di poterli avere tutti i giorni in palestra, e questo rispetto a, credo, alla maggior parte delle squadre che disputano il nostro campionato è una cosa che cambia clamorosamente anche il modo di vedere, penso, tutto quello che riguarda la settimana, la programmazione, la preparazione alle partite è una cosa diversa, ecco, quindi credo sia giusto anche questi ragazzi lo vivano diversamente. Domani, tanto per dire, oggi a breve ci andiamo a allenare, domani giochiamo la partita under 18, venerdì andiamo a giocare alla Torre con la Serie D, lunedì rigiochiamo under 18 a Bulnago, quindi ecco, insomma, diciamo che non ci annoiamo e abbiamo di che da fare, ecco, per fortuna. Per un gruppo come quello che hai a disposizione, che arriva dall'esperienza dell'under 20 dell'eccellenza e in parte, e per il resto dall'under 18 con cui siete arrivati alla finale regionale, questo della Serie D secondo te è stato un passo opportuno ed è un passo che serve a completare la formazione di questi ragazzi? Sì, non ti nego che inizialmente la squadra era stata, passami l'espressione, disegnata in maniera leggermente diversa. Ci siamo trovati in corso d'opera a dover cambiare un po' i piani. Questo ha, secondo me, dato grandi responsabilità a ragazzi che probabilmente all'inizio dell'anno non si aspettavano neanche di averla, con conseguente risultato che si è visto. Quindi le prime partite per tanti motivi sono state difficili anche per loro. E le partite giovanili hanno un peso, le partite senior hanno un peso diverso, e credo che il portarsi via qualcosa dall'una e portarsi via qualcosa dall'altra possa creare in questi ragazzi, nei nostri ragazzi, parlo di miei ovviamente, un bagaglio molto importante. Ecco, diciamo che avere un po' dell'una e un po' dell'altra aiuta la crescita di questi ragazzi. Dal punto di vista tecnico continuiamo a lavorare assolutamente in palestra anche dal punto di vista individuale, poi è chiaro che la partita è un allenamento che tu durante la settimana non puoi mettere in campo, perché sono situazioni diverse, quindi è uno stimolo, è una risposta diversa a quella che hai quotidianamente. Quindi sicuramente dal mio punto di vista, penso dal nostro punto di vista, è un'esperienza che li sta facendo crescere, anche, ripeto, questo credo si sia visto soprattutto nelle ultime partite, a livello di consapevolezza. È una cosa che non possiamo insegnare, ma che loro poi si devono costruire piano piano. Ecco Luca, volevo coinvolgerti in un altri due argomenti che stiamo sviluppando in questi giorni insieme anche a altri addetti ai lavori, e riguardano questo. Primo, Serie D, giusto lasciare l'obbligo degli under? Secondo, i gironi giovanili top sono stati una soluzione positiva? Vai.
Allora, per quello che riguarda l'utilizzo degli under, ti dico, io personalmente, cioè ti parlo ovviamente a livello personale con i due presidenti, sono molto dispiaciuto quando vedo, incontro squadre avversarie dove magari ci sono dei ragazzi che incrociamo poi nei campionati under 18 che non mettono piede in campo. Questo per me è un grosso peccato, perché ci sono ragazzi comunque che si allenano in gruppi senior e che secondo me potrebbero anche stare dal punto di vista tecnico in campo. Non sta a me, ripeto, entrare nel merito perché sono scelte societarie, però sinceramente mi dispiace. Quindi quando ci sono poi gli obblighi è sempre facile aggirarli e poi in concreto, ripeto, avere dei ragazzi da mettere in campo lascia un po' il tempo che trova. Ecco. Quindi non so a questo punto se possa valere o meno. Per quello che riguarda invece il discorso dei gironi top, io ti dico, mercoledì giochiamo contro una squadra under 18 che viene dal girone top. Ho visto qualche partita del girone under 16, quest'anno dove noi militiamo, credo che si sia cambiato in fondo solo il nome, se mi passi il termine, cioè alla fine quello che l'anno scorso era l'elite è diventato il top, dove ci sono squadre che dal punto di vista dell'intensità e sicuramente anche a livello di ritmo e di capacità di stare in campo sono probabilmente superiori alle prime fasce del girone regionale, ma che poi a livello di qualità, probabilmente soprattutto nei singoli, hanno una netta differenza rispetto magari a quelli che fanno l'eccellenza. Sì, però quello che Quindi volevo considerarti era il fatto che almeno con questa soluzione, mi permetto di dire perché sono stato uno di quelli che l'ha insistito a riguardo, certo. riguardava il fatto che uno, una volta che entrava nell'elite, ci rimaneva tutto l'anno, anche se non giustificava la sua presenza con una valenza tecnica adeguata. In questo Ah, modo, certo, se non sì. altro, si evita No, no, beh, il certo, fatto credo di che. avere della gente che fa tutto l'anno a prescindere solo perché gli è stata data Esatto. Sì, la no, da questo concessione punto di divina. vista, esatto, no, da questo punto di vista ti devo dare atto che, ecco, anche il fatto, ribadisco, che poi si vada tutti a confluire top regionale Certo. in un tabellone finale, sì, credo sia una cosa molto bella e importante, anche perché poi, ripeto, l'anno scorso noi abbiamo partecipato alle fasi finali con l'Under 18, meritatamente vinta da Saronno, che poi può pensare di essere campione, diciamo, regionale dell'Under 18, ma poi non ha affrontato squadre che invece hanno fatto un girone a parte, come dicevi tu, quindi è giusto che poi si arrivi tutti alla fine. Credo anche che da questo punto di vista si vada un po' a ovviare il problema che magari qualche società ha avuto l'anno scorso di una prima fase ovviamente fatta per territorialità dove le partite magari erano di scarso interesse anche sia per chi era più scarso che per chi era magari in situazione migliore, invece con l'avvento diciamo, di questa prima fase top, chi ha voluto e chi ha la possibilità di farlo da subito ha incontrato, cioè, ha giocato partite vere, ecco, quindi questo soprattutto per chi magari non ha la possibilità, come ad esempio noi col gruppo Under 18, di fare un campionato parallelo, quindi Serie D e gioca una partita solo alla settimana, è chiaro che il fatto di avere almeno una partita stimolante e vera possa aiutare quotidianamente il lavoro in palestra. Ecco, penso che da questo punto di vista ecco, questa soluzione del top sia stata l'ideale. Ecco, poi io non avendolo fatto il top non lo so, però magari chi l'ha fatto penso che Va possa bene. darti ragione. Grazie Luca, in bocca al lupo per il A voi, prosieguo. viva il lupo, grazie Torniamo mille. in studio. Ringraziamo innanzitutto Celis. Oggi l'abbiamo coinvolto poco, ma avevamo tantissima gente, quindi No, grazie un a voi. po' di tutto. L'importante è che a questo punto tu abbia le tue possibilità da sfruttare. Vediamo la prossima volta. Ti attendiamo per darci un riscontro di quello che saranno le tue possibilità in questo prosieguo di campionato. Va bene, grazie Grazie a te, poi ringraziamo invece i nostri telespettatori che ci hanno seguito anche questa settimana, l'appuntamento è la settimana prossima, la settimana del derby, faremo qualcosina di un pochino diverso rispetto al solito per cercare di introdurlo e grazie a voi tutti, l'appuntamento è la settimana prossima, mi raccomando, seguite le nostre squadre sui campi. Bounce with me, 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 bounce with me,